Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Genetic DNA. Continuiamo le Ok, avventure con The Last of Us. vi suggerisco di prendere tutte le scorte di cui pensate di avere bisogno. Ok, grazie. Ellie, guarda se c'è qualcosa di utile. Ok, riprendiamo un attimino da questo punto. E vi lascio gustare questo bellissimo gameplay. Ciao ciao a tutti da Genetic DNA. Scopa in culo. Tu stagli lontana. Hai trovato tutto? Pronti. Ok, Ellie, dai. La porta aperta, no? Ci sono. Dobbiamo raggiungere l'altro edificio. Su per le scale, muoviamoci. Senti, stammi vicino. Come diavolo hai fatto ad accettare questa follia? Bastava che li lasciassi fuori. Non scherzavi su di me? Sì, è un tipo originale. Darò un'occhiata qui sopra. Non c'è niente di utile là. Prendi quello che vuoi. Grazie. Allora, in che guaio ti sei cacciato? Dov'è Tess? Un lavoro, una semplice consegna. Cosa consegni? È quella mocciosa. Fanculo anche a te. Dai, spero che tu sappia quello che fai. Non fai sul serio con questo tizio. Allora, dove andiamo, Bill? L'altro mio rifugio. È più una specie di armeria. Dovessimo. Tu sai riparare? Bill, per favore. Come ho detto, quello che mi serve è dall'altra parte della città. Non ci vado mai, è pieno di insetti. Perciò ci serviranno altre armi. È da un po' che volevo occuparmene. Rilassati, non è niente. Allora, non hai risposto alla mia domanda su Tess. Pensavo foste inseparabili. È occupata? Sì, certo, occupata. Mi sembra che ci siano problemi in paradiso. Qualcosa del genere. Va bene, andiamo. Allora, perché non aggiusti una di queste auto? Oddio, sei geniale. Per quale motivo non ho mai pensato di aggiustare una di queste auto? Ok, non fare lo stronzo. Le gomme sono marcite e le batterie morte. Hai finito? Non ho idea di che aspetto abbia all'interno dei motori.
Solo i militari fanno nuove batterie per auto. Porca puttana! Infatti! Controllare le barricate. Dimentichi anche il minimo dettaglio e sei tu che la paghi. Sai cosa significa? Bisogna prendere tutte le scorte dal magazzino e portarle alla recinzione a est di nuovo. Poi dovrai... Bill! Joel, da questa parte. E si sale. Posto interessante in cui mettere radici. Sai, per quanto quei cose siano problematici, quantomeno sono prevedibili. È la gente normale che mi spaventa. E tu dovresti saperlo bene. Oh, niente. Quel cancello li fermerà? L'ho chiuso e non hanno la chiave. Da che parte? Siamo qui, è nella cantina. Giù di qua. Ok, eccoci qua. Tu non toccare niente. E tu chiudi la porta. Prepariamoci. Ah, ah. Cosa? Mi serve un'arma. No, non ti serve. Joel, so badare a me stessa. No. Tu rimani qui. Bene. Aspetterò che mi facciano fuori per colpa vostra. Questo è ufficialmente il peggior lavoro che tu abbia mai accettato. È sul podio. Come cazzo fa Tessa ad approvare una missione suicida? Beh, è una sua idea. Davvero? Allora non è così intelligente come immaginavo. Beh, si fotta. Davvero, devi riportare la ragazzina dove l'hai trovata. Non posso riportarla e basta. Allora mollala e lascia che se la cavi da sola. Ti racconto una storia. C'era una volta qualcuno a cui tenevo davvero. Una persona. Qualcuno di cui mi prendevo cura. Ma in questo mondo quel genere di cazzate serve solo a una cosa: farti ammazzare. Quindi sai che ho fatto? Ho fatto i miei conti e ho capito che ci sono solo io. Bill, no, non è proprio così. Cazzate, è esattamente così. Ehi! Che ti ho detto mentre scendevamo i gradini? Che ti ho detto? Sto solo mettendo a posto la tua cazzo di roba. Non toccare! Porca merda. Fai la babysitter abbastanza a lungo e prima o poi ti cagano in faccia. Bill, per favore, ci diamo una mossa. Tieni. Diamoci una mossa. Prima di procedere, ho qualcosa da farvi vedere. Che cos'hai? Un giocattolo nuovo di zecca. Questa è una bomba di chiodi. Attenzione, quando esplodono questi affari fanno a pezzi chi è troppo vicino.
Abbiamo fucili a pompa e bombe. Che cavolo ne facciamo? C'è una carovana militare che attraversa la città a intervalli di qualche settimana. Suppongo cerchino scorte. Sapessi quanta roba tralasciano. A ogni modo, qualche mese fa stavano passando di qui e sono stati travolti da quest'orda di infetti. Erano tutti addosso al camion. E ancora lì, conficcato nel lato della scuola, con la batteria. Prendiamo la batteria e la montiamo in un'altra auto. Bingo! Volevo prenderla, ma era troppo pericoloso per tutti quegli infetti da quella parte della città. Affanculo! A Joel serve un'auto! E se non funziona? Potrebbe funzionare. Andrà bene. Ragazzina, giuro che se hai preso qualcosa. Ehi, non mi serve la tua merda. Fidati. Joel, come un falco. Bel posticino qui. Se hai qualcosa da confessare, questo è il posto giusto. Quello non è il confessionale, è la mia stanza. Ok, è ora di fare i bagagli. Ellie, andiamo. Ecco, là alla scuola. Ok. Pronti? Lo sapremo presto. Dai, tu non guardarli. Ho visto di peggio. Oltre il cancello è territorio conosciuto per me. Ci penso io. Ehi, avete sentito? Silenzio.
ragazzi, questo gameplay lo faccio finire in un punto. In un punto qui, e scopriremo cosa c'è la prossima volta. Ciao ciao!